Per quest'estate ci sono delle magliette che promettono di diventare sold out, Stan & Stag Bon. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di una iniziativa che è partita dalla persona che è qui vicino a me, Luciano Rossi. Allora, se vogliamo prima dire questa frase in italiano, significa quest'anno non voglio stare fermo. Però detta come la dice Luciano, Stan & Stag Bon, cioè che messaggio vogliamo dare? Vogliamo dare un messaggio di ripartenza. Luciano in questo modo ha voluto esternare questo suo sentimento dicendo quest'anno non voglio stare fermo, Stan & Stag Bon. Quindi, siccome nella comunità di Schieti in particolare Luciano è ben voluto da tutti e lui in questo periodo di pandemia ha anche sofferto perché lui ha sempre fatto delle iniziative con i bambini e quant'altro, abbiamo voluto avviare questo progetto, questa iniziativa, facendo queste magliette con questa frase particolare che ha pronunciato Luciano, e con la volontà di dare il ricavato al centro socio-educativo Francesca di Urbino, e perché la volontà è proprio quella anche in questi momenti di pensare alle persone meno fortunate, e quindi ci sembrava che il centro socio-educativo Francesca fosse l'organizzazione migliore a cui donare il ricavato. La cosa che poi voglio dire è quest'anno non voglio stare fermo, Stan & Stag Bon, però vanno rispettate le regole, quindi mi raccomando, rispettiamo le regole e acquistate queste magliette, perché queste magliette potranno essere acquistate anche in modalità telematica online. Ci sarà un sito che sarà ripartire2021bigcartel.com, oppure tramite il telefono, oppure tramite la mail ripartire2021@gmail.com. Il ricavato va all'attività del Centro Francesca, che fa parte dell'Unione Montana dell'Alto Metauro. Sì, io ringrazio l'associazione di Schieti per aver pensato al Centro Francesca. Per quanto riguarda l'Unione Montana, il Centro Francesca sono tantissimi anni, sono più di 30 anni che fa parte dell'allora comunità montana, poi adesso Unione Montana. Questo centro è un vanto per il nostro territorio. Volevo ringraziare soprattutto chi ha portato questo centro, chi ha fondato questo centro, che è il professor Lucio Cottini, ma soprattutto le persone che ci lavorano, che danno l'anima per questi ragazzi e che li aiutano quotidianamente, che sono tutti gli operatori del Centro Francesca che, come dicevo, sono più di 30 anni che lavorano e sono sempre le stesse persone che lavorano all'interno del centro. Il centro è una bellissima realtà, ha avuto in questi due anni, purtroppo, in questo anno e mezzo, purtroppo ha avuto momenti di chiusura, come per tutto quello che ci ha circondato, però grazie agli operatori, grazie a una rete intorno al Centro Francesca siamo riusciti piano piano a farli andare avanti. Le attività del circolo, per come le conosciamo di più, quindi il palo dei trampoli, rimarranno ferme anche quest'anno, però questa iniziativa serve per mantenere acceso il fuoco dell'entusiasmo. Sì, penso che il Covid ci abbia tolto più che tante cose che possiamo dire, ecco, con il termine materiali, abbia messo in pericolo quello che è l'entusiasmo. L'entusiasmo, il suo significato vuol dire avere Dio dentro. È un qualcosa che ti porta a una collaborazione, a una relazione con le persone, con la tua comunità, dove insieme si uniscono le forze per creare. E allora noi 2 anni che siamo più fermi, ecco, e questa nuova iniziativa di progetto con questa frase, Stan & Stag Bon, che è una frase che ti arriva di botto, è quel fuoco, quel legnetto da mettere sopra la fiamma per riaccenderlo, fare un nuovo passo per rimettersi in carreggiata, quindi con nuove idee, nuove iniziative.